dentro nel nostro dibattito la modalità è sempre la mobilitazione totale, emotivamente tu oggi ti devi mettere da una parte o dall'altra e l'approfondimento va a farsi benedire, no? Anche il giornalista è richiesto quando uno deve parlare, adesso deve dire condanno a Hamas, ma premesso che la Russia è invaso, posto che tutti vogliamo l'ecologia e che il vaccino salva. Detto questo, esprimiamo una posizione che mi sono già dimenticato perché ho fatto 8 premesse e non so più che cavolo dire. Siamo una società che non pensa, cioè l'unica cosa rilevante è l'emozione, la sensazione, essere parte di un movimento, di aderire a un qualcosa, sentirsi parte di qualcosa, ma non c'è un rifiuto dell'analisi, perché dove si entra nel merito delle questioni, lì ti devi fidare della scienza, ti devi fidare degli esperti, devi fidare dei competenti che poi di fatto sono un circolo chiuso in cui si entra per cooptazione, per cui sui criteri poi della competenza sarebbero, ecco, un altro tema interessante analizzare, ma di fatto siamo una società apparentemente democratica, ma in cui non si vuole che il grande pubblico partecipi al dibattito e si formi un'opinione politica informata, ragionata, basata sui fatti. E si chiede da una parte un fideismo assoluto verso questi personaggi carismatici come Greta Thunberg, di cui ti devi fidare perché ti piace, no? Perché hai capito che quello che dice abbia un senso. E dall'altra parte si chiede di mobilitarsi, appunto di scendere in piazza, di manifestare, andando dietro a Santoni di turno. E Greta Thunberg è, se mi perdonate, una metafora, diciamo forse religiosamente poco simpatica, Greta Thunberg è il Gesù del nuovo ecologismo. E questo ti varrà l'inferno per chi crede, questo è automaticamente condannato, ma sì.